Host 2021, la fiera della ripartenza continua. Ci troviamo allo stand della Tecno Inox, un'azienda di Pordenone che realizza impianti per la ristorazione industriale ma anche per la ristorazione tradizionale, e siamo in compagnia del responsabile tecnico dell'azienda, Riccardo Giacomini. Riccardo, benvenuto. Grazie mille. Questa è la fiera della ripartenza, lo stiamo dicendo noi nelle interviste con i vari player. Oggi qui da voi c'erano tantissime persone, ti ho rubato in un angolo per riuscire a catturare anche la tua attenzione, per spiegare a tutti loro che cosa state presentando in questa edizione 2021 di Host. Sì, sicuramente questa è una fiera della ripartenza, la fiera in cui riusciamo a rivedere faccia a faccia moltissimi dei nostri clienti che la pandemia aveva, per cui la pandemia aveva impedito l'incontro. In questa fiera noi presentiamo differenti aggiunte al nostro catalogo prodotti, miglioramenti nella cottura modulare, un forno nuovo compatto ideale per l'utilizzo nelle grandi città dove gli spazi nelle cucine sono sempre più risicati, e un nuovo modulo di cottura monoblocco per la gestione, per la cottura centrali, in modo che lo chef possa comporre secondo il suo piacimento la propria cucina, adeguare gli spazi, adeguare le apparecchiature e avere una superficie unica, molto pulibile e totalmente personalizzata. Nel corso degli ultimi 18-20 mesi, cioè nel periodo in cui tra chiusure totali e chiusure in ambito Horeca, periodo in cui il settore ha davvero molto sofferto, voi vi siete comunque sacrificati, fra virgolette, per operare in ambito ricerca e sviluppo. Oltre ai modelli che nel frattempo tu hai presentato, che vedevamo in sovrimpressione, quali sono le altre iniziative ancora in corso e che presenterete nei prossimi mesi? Ma questo anno l'attività di ricerca e sviluppo ha continuato meglio anche di prima, sempre più potenziata, abbiamo avuto inserimenti di personale, nuove tecnologie di utilizzo. Gli investimenti adesso continueranno sull'uso di affiancamento verso il cliente, quindi potenziare la connessione cloud, potenziare l'interattività che il cliente finale, il manager dell'hotel, il manager del ristorante oppure l'operatore di cucina può avere con il proprio forno anche a distanza, e migliorare inoltre l'offerta commerciale tramite il servizio pay per use di servitizzazione che abbiamo fatto con i forni. Stai parlando di controllo remoto delle attrezzature? Sto parlando di controllo remoto di come le attrezzature funzionano, gestione delle attrezzature, controllo dei eventuali problemi e sincronizzazione delle ricette, quindi uniformità di ricettari tra i vari punti vendita e forte scalabilità per i nostri clienti finali. In che modo è cambiata e cambierà la ristorazione, a tuo parere, in ragione di quanto è accaduto negli ultimi 18 mesi? Secondo me il modello di ristorazione sta andando sempre più verso una scalabilità. Gli imprenditori che aprono dei nuovi ristoranti li aprono già con la mentalità di più punti vendita. Quindi il primo in verità non è un ristorante ma è il prototipo dei prossimi 10. Questo farà un cambiamento nella ristorazione anche nell'offerta di menù, quindi piatti più veloci da preparare, una più forte propensione al cook and chill, quindi abbattere i prodotti, rigenerarli nel forno per renderli pronti in pochi minuti e disponibili alla consegna. Riccardo, in ogni caso tutte le attrezzature che voi avete realizzato e proposto in questa occasione sono in linea con il principio dell'Industry 4.0 e di conseguenza... Chiaramente, il 4.0, grande aiuto alla scalabilità per i clienti italiani e anche un grande aiuto dal punto di vista fiscale, perché c'è un credito d'imposta importante sia nel 2021 che nel 2022 per gli investimenti di questo tipo. Riccardo, grazie per il preziosissimo contributo. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui chi sta guardando l'intervista desideri entrare in contatto con voi per avere, diciamo, maggiori informazioni senza alcun impegno, anche attraverso alcuni dei vostri concessionari rivenditori?
Certamente, grazie tanto a voi dell'intervista. L'indirizzo di posta elettronica per chiunque voglia mettersi in contatto con Tecnoinox è tecnoinox@tecnoinox.it. I nostri collaboratori vi risponderanno prontamente e saranno sempre al vostro servizio. Grazie, ti lasciamo allora a tutti i tanti visitatori che sono dietro la telecamera in attesa di avere maggiori informazioni. L'appuntamento è a prestissimo con Tecnoinox SPA. Grazie. Grazie mille a tutti, buona giornata.